Abbiamo tutte le salse che metteremo dentro. Ecco qua, vedete che è molto più morbido. Guardate quanto è contenta la nostra cagnolina. Come era prevedibile, la cucina di Seba di Way to Masterchef ha superato i confini del paese del sollevante. Per cui, per la gioia della collettività, eccolo qui a prepararci una ricetta della provincia di Sichuan, Cina. Il piccantissimo Mabo Tofu. Riuscirà il nostro eroe a sopravvivere ai suoi stessi manicaretti? Ed eccoci di nuovo in Culandia! Come vi avevo promesso, vi volevo fare un altro video di cucina, quindi ecco qua, prima di partire per il Giappone, vi faccio un altro video di cucina con Seba. Yay! Se siete nuovi a questo canale, iscrivetevi. Oggi dobbiamo comprare due scatole di tofu, eccole qua, e poi la nigi, se troviamo la nigi. Guardate qua che ci sono delle fragoline, ma non oso immaginarne il costo. Io però voglio anche prendermi qualcosa per fare merendina. Comunque, noi vogliamo farvi il Mabo Tofu, potremmo anche comprarlo qua, ma invece noi lo cuciniamo. Invece per pranzo quasi quasi mi prendo questo. Vabbè, abbiamo finito per spendere 16 euro comunque. Qui abbiamo preso il nostro tofu per farci poi il Mabo Tofu. Siamo a casa del mio amico Inuyasha e stiamo preparando il Mabo Tofu. Scusate se fa tanto casino, però serve. Ricordatevi che quando fate il riso in Giappone dovete sempre mixarlo bene così. Così viene bene. Vedete? Il riso qua lo mettete qui. Vediamo, minnaiyo wa kijanai ne so. Ok, mi hanno detto che per farlo avere un sapore migliore il riso dovete... Avete visto quello che ho fatto prima? Così viene un riso più buono. Adesso lo mettiamo giù lì. Guardate quanto è grande, questa è la formato famiglia. Sono le 6 adesso e in 46 minuti il nostro riso sarà pronto. Nel mentre ci mettiamo a preparare il Mabo Tofu. Oggi prepareremo un Mabo Tofu perfetto. Guardate, siamo super preparati. Qua c'ho i miei collaboratori che hanno anche i guanti apposta per preparare questo Mabo Tofu fantastico. Quindi è una ricetta cinese di Sichuan, nella provincia di Sichuan, della Cina. È veramente buono, però bisogna farlo super piccante. E qua abbiamo tutte le salse che metteremo dentro: la carne, il tofu, un po' di sale e poi abbiamo il niva. E non mancheranno i peperoncini, quindi vediamo come viene. Apriamo il tofu. Poi qua abbiamo il garlic, ossia l'aglio. Lo tagliamo per benino l'aglio. Adesso siamo pronti per preparare il nostro Mabo Tofu. Tagliamo per bene il tofu. Praticamente una volta che l'acqua bolle dobbiamo mettere dentro il tofetto. Secondo voi riuscirò a cucinare piatti cinesi? Lo scopriremo in questa puntata della cucina di Sebastiano dall'Asia. Non è una cosa obbligatoria far bollire il tofu, però il mio amico ha detto che se lo fate bollire perché diventerà più morbido. Quindi se a voi vi piace il tofu un pochino più duro non serve che fate questo procedimento. Però se lo volete più morbido, che secondo me con il Mabo Tofu è più buono morbido, vi consiglio di prima farlo bollire nell'acqua calda. I coltelli cinesi tagliano che è una meraviglia, comunque ve lo dico. Ka-chum, ka-chum. Guardate qua, Master Chef. Il mio amico ha detto che faccio schifo. In realtà non è vero, è perché a me piace tagliarli in modo un po' differente, che così ogni piccolo tofu è un po' originale, capito? Perché l'originalità è tutto nella vita, secondo me. Ok, adesso il nostro tofu... Ecco qua, vedete che è molto più morbido. Non sa di niente. Però infatti per questo noi stiamo preparando il Mabo Tofu, che così gli darà un sapore veramente particolare. Puliamo la padella. Se accendete la fiamma sotto la padella. E siamo pronti adesso per preparare la salsa del Mabo Tofu. Mettete l'olio. Chinese dishes. Sì? Use so many oils. Mi ha detto che i piatti cinesi usano talmente tanto olio. No, che comunque nella cucina cinese l'olio si usa molto. Guardate qua il nostro cagnetto. Ciao. Ciao. Noi stiamo cucinando. Che carino, vero, questo cane? Bene, allora, proseguiamo adesso con la nostra cucina. Mettiamo la carne. Però quanto vi fa ridere questa cosa che ride? Ecco qua. Se me ne è arrivato qualche schizzo. C'è il fuoco qui sotto, come potete vedere. Vi consiglio di comprare la canzone di Fire, available on iTunes e anche Spotify e Amazon, così facciamo un po' di pubblicità. Guardate che questo mestolo, se l'è comprate tipo 5 cd di Fire, fatelo anche voi. Ecco, la carne praticamente è già, vedete che ha già cambiato colore. Stiamo tagliando il peperoncino. È pronto il riso, yay! Siete dentro il garlic, quindi l'aglio. Che te ridi? Abbiamo messo un po' di zenzero. Non sapevo che ci andasse lo zenzero nel Mabo Tofu. Perché sei molto pericoloso. Io mi allontano. Vedrete questo video di cucina da lontano, perché non si può avvicinare qui.
Bene, fate arrostire un po' l'aglio, così, bravi. Mettiamo questa salsa misteriosa che ha il sapore super piccante e super buono, fatta comunque col peperoncino che poi aggiungeremo dopo. E il mix di tutte queste salse. Guardate che profumo, sembra buonissimo. Adesso aggiungiamo la carne. Eccola qua che arriva, la carne. C'è un profumo di Mabo Tofu, è buonissimo, mamma mia. Secondo me, dopo questo video, parteciperò a MasterChef. Con i miei aiutanti però, perché da solo mi sa che non ci partecipo. Adesso bisogna mettere la Niwa. Potete anche metterla prima la Niwa. Ok, dovete mettere il peperoncino. Guardate che bei capelli, sembra Beyoncé. E poi aggiungete la Niwa. Adesso si aggiunge il tofu. Sembra marshmallow ma non lo è. Allora qua dovete fare attenzione, perché dovete riuscire praticamente a far raggiungere il Mabo Tofu a tutta la salsa Mabu. Però è meglio se mantengono la forma questi tofu, no? Perché sono più buoni poi così. Dovete aggiungere anche un po' d'acqua, che così viene ancora più salsa e viene ancora più buono. Tanto un po' evaporerà, però vi aiuterà a far raggiungere comunque la salsa a tutto il vostro tofu. Comunque c'è un profumo delizioso, è veramente buono. È penso il piatto cinese che preferisco. Quindi devo dire che è difficile trovarlo buono, perché lo fanno praticamente in quasi tutti i ristoranti cinesi, costa poco, però farlo bene non è per niente facile. Adesso mettiamo un po' di pepper cinese, guardate già che aspetto. Mettete poi l'olio di Sichuan, non troppo perché è super piccante. Di solito usano una salsa in più, però l'avevano finita al supermercato, quindi è diventato un pochino... Ma no, lei... Vuoi assaggiare anche te il nostro Mabo Tofu? Assaggiamo, come da buono chef, capo di tutti gli chef, assaggio per dare la mia opinione. The idea was very good, but the execution lack of passion. L'idea era molto buona, però la tua esecuzione non era delle migliori. È al di sotto delle mie aspettative. No, dai, come scherzo, è venuto buonissimo. Chouji, guardate quanto riso è arrivato. Wow, doko kara Hokkaido? Hokkaido. C'è scritto che praticamente Jishin Mamma, praticamente che questo è fatto con l'amore dei contadini e che sono super orgogliosi di questo okome pieno d'amore. 10 kg di okome dall'Hokkaido. Guardate quanto è contenta la nostra cagnolina. Ciao. Ciao. E qua, per completare il nostro Mabo Tofu, tagliamo della neghi. Ecco qua. Finish. Bene, abbiamo finito il nostro Mabo Tofu, è venuto buonissimo, l'ho già assaggiato, è veramente buono e piccante. È molto facile da preparare, anche poco costoso, vi consiglio di provarlo a fare. Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Se vi è piaciuto questo video di cucina e volete altri video, scrivetemelo nei commenti, lasciate un mi piace e condividetelo con tutti i vostri amici. Ciao.